Un programma in collaborazione con... Cento anni fa nasceva il Partito Comunista a Livorno, ne è passata di acqua sotto i ponti. Il Partito Comunista è poi diventato Partito Democratico, PDS, PDS, poi Democratici Sinistra, poi Partito Democratico. Tante tappe, tanti avvenimenti, e una figura che ha attraversato tutte queste tappe è quella di Emanuele Macaluso, riformista, storico, giornalista, già direttore dell'Unità del Riformista per 7 legislature in Parlamento, una scomparsa che ha naturalmente determinato una serie di reazioni per l'impegno che l'uomo ha messo in campo in questi decenni. Una figura che noi vogliamo ricordare con l'ospite di turno della rubrica L'intervista della settimana, Nicola Oddati, coordinatore dell'iniziativa politica della segreteria nazionale del Partito Democratico, che salutiamo. Ben trovato, Oddati. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a lei. Ecco, Emanuele Macaluso, si può riassumere, diciamo, questi 100 anni di avvenimenti dalla nascita del Partito Comunista ai giorni nostri e tratteggiare la figura di Emanuele Macaluso, uno storico importante, meridionalista, riformista, migliorista, ecco, un personaggio che assieme a tanti altri importanti nomi, da Ingrao a Paglietta, a Chiaromonte, a Napolitano, a Occhetto e quanti altri, ecco, diciamo, forse se raffrontiamo quei giganti della politica a qualche nano e ballerina di oggi, forse ci dica. Ma, ogni tempo ha ovviamente i suoi politici, i suoi rappresentanti, i tempi mutano e naturalmente mutano anche le qualità, a volte in meglio, a volte in peggio, delle persone che rappresentano la politica. Non v'è dubbio che il Partito Comunista Italiano è stato diciamo, qualcosa di più di un partito politico, nei suoi 70 anni di vita, cioè dal 1921 al 1991, ha cambiato pelle più volte. Il partito di Bordiga era una piccola frazione del Partito Socialista, sulla quale poi si è innervato un pensiero imponente, un sistema di pensiero, quello di Antonio Gramsci, che è stato importante non solo per il Partito Comunista Italiano, ma importante per, diciamo, il Novecento italiano, per il Novecento europeo. È stato un sistema di pensiero molto fondato sulla comunità nazionale, sulla capacità di guardare oltre i luoghi comuni, sulla capacità di costruire egemonia culturale e processi di partecipazione che coinvolgessero le masse, diciamo, nella sfera della storia, nella sfera della politica. E poi dopo il PC ha dato vita, forse più di altre formazioni politiche, dalla clandestinità alla resistenza e alla battaglia contro il nazifascismo. E devo dire anche che dopo quella vittoria il PC avrebbe voluto scegliere la strada della contrapposizione alla democrazia borghese, invece scelse di aderire alla transizione democratica, di esserne protagonista, e fu protagonista della nascita della Costituzione italiana, del Parlamento, della Costituente, del Parlamento. E con tutte le contraddizioni di quel tempo fu un pilastro della nascita della Repubblica e della democrazia. E poi, fino, diciamo, agli anni 70, agli anni 80, con le sue battaglie per rappresentare il movimento operaio, però in maniera anche nuova, non convenzionale, in contrapposizione con la storia del socialismo sovietico e del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, via via il PC ha conquistato spazi di autonomia e ha, diciamo, acquisito il tema del rapporto tra libertà e democrazia come un tema fondante.
Ecco, in tutto questo percorso, grandi figure, lei ricordava, naturalmente prima e più di tutti Gramsci fino a che è stato in vita e poi Togliatti, ma poi via via una nuova generazione di dirigenti comunisti, da Luigi Longo, che molti dimenticano, secondo me a torto facilmente, a Pajetta, a Terracini, e poi ancora una nuova generazione, gli Amendola, i Chiaromonte, Pietro Ingrao, fino a Berlinguer. E fra questi Macaluso hanno rappresentato sicuramente grandi personalità, Adriana Seroni e tante altre grandi personalità della politica italiana e della politica europea. Emanuele Macaluso in questo senso è stata anche una figura molto particolare, perché fra tutti i dirigenti comunisti, cioè su un lato un po' opposto a quello di Giancarlo Pajetta, erano i due polemisti, cioè quelli a cui spesso era affidato il compito di anche di sacrare un po', anche diciamo di poter dire una certa, poter praticare una certa eresia rispetto, diciamo, al pensiero ortodosso dominante della propria epoca. Emanuele Macaluso, con grande arguzia, con grande acume politico, anche una grande penna, è stato appunto direttore dell'Unità, ma ha scritto libri bellissimi e firmato anche articoli illuminanti, e spesso appunto che ponevano questioni e aprivano in qualche modo falle nel nostro pensiero. Sì, diciamo, è stato uno dei principali artefici della cosiddetta, insomma, corrente riformista del Partito Comunista, no? Diciamo, quell'area politica che prendeva le mosse dal pensiero di Giorgio Amendola, che poi, diciamo, ha avuto appunto in Napolitano, in Chiaromonte, Maurizio Valenzi, Macaluso, delle figure di Interprete di spicco fortissimo. e tre interpreti importanti, e che, diciamo, Ingrao dispregiativamente definì miglioristi, cioè nel senso che miglioristi, in quanto secondo Ingrao loro si accontentavano di migliorare la realtà piuttosto che di cambiarla radicalmente come lui avrebbe voluto. Ecco, però queste due grandi tradizioni di pensiero, quella più operaista ingraiana e quella più riformista, sono state sempre molto importanti per definire poi la linea del Partito Comunista Italiano, che aveva un suo centro politico, l'ha avuto appunto in Togliatti, in Longo, in Berlinguer, e via via, diciamo, nelle figure che poi hanno rappresentato in qualche modo un partito che è stato sempre pilastro della democrazia italiana e della partecipazione attiva delle masse operaie alla vita politica. Ecco, quella classe politica come avrebbe gestito l'attuale fase? Andiamo all'attualità, superato ampiamente lo scoglio alla Camera, superato lo scoglio, ma con non poche difficoltà al Senato. Si tratta ora di tratteggiare il futuro immediato di questo paese. È stato evitato un salto nel buio, è stata questa la dichiarazione vostra del Partito Democratico. Si tratta ora di voltare pagina e di rafforzare la maggioranza. Come ho dati? Ma io non so come avrebbero interpretato loro questa fase. Io so che è una fase molto difficile della vita del paese, sotto la spinta, per contrastare la spinta del terrorismo, Enrico Berlinguer e Aldo Moro tentarono di dare vita ad una stagione nuova di quello che fu chiamato il compromesso storico, cioè di un nuovo dialogo tra i due partiti più importanti elettoralmente della politica italiana, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, proprio per sbloccare la nostra democrazia e darle una prospettiva nuova. Quella esperienza fallì purtroppo troppo presto, perché il terrorismo e un groviglio di poteri occulti che si nascondeva dietro le Brigate Rosse, dietro i nuclei armati proletari, dietro, diciamo, le correnti terroristiche di destra, di fatto impedirono che quella primavera sbocciasse. Anche oggi ci troviamo in una fase critica molto difficile, molto complessa, e forse, diciamo, più di qualcuno dovrebbe prendere spunto da quella fase, dall'intuizione che ebbero Berlinguer e Moro, per capire come oggi sia indispensabile continuare a dare un governo al paese in una fase così difficile. A me colpisce molto l'irresponsabilità di chi ha provocato questa crisi. Molto, perché al di là degli argomenti che vengono utilizzati, alcuni possono avere un valore, ce l'hanno, e tanto è vero che hanno anche determinato
dei cambiamenti nell'atteggiamento del governo, nelle scelte che va facendo. Altri sono solo, diciamo, pretesti polemici che non hanno alcun effetto reale, concreto. Però dietro tutto questo si nasconde un'idea sbagliata e tutto sommato fragile della democrazia. Io ne traggo la conseguenza che Matteo Renzi non è né, diciamo, un successore della tradizione del riformismo cattolico né di quello liberale, perché un cattolico riformista liberale comprenderebbe come in questa fase i cittadini hanno bisogno soprattutto di un governo che dia risposte e non di una contrapposizione polemica fine a se stessa che finisce per non dare risposte ai bisogni concreti delle persone in carne ed ossa. Dunque, forse al di là adesso della partecipazione a miriadi di trasmissioni televisive, bisognerebbe che lui si mettesse a leggere qualche libro per capire, per studiare un po' meglio la società italiana, le sue evoluzioni, la politica italiana e le grandi intuizioni che tanti politici di livello hanno avuto. Ecco, che tipo di coinvolgimento si immagina per allargare la maggioranza? Ecco, costruttori ce ne sono. Ma intanto noi partiamo da un presupposto: alla Camera c'è una maggioranza abbastanza solida. Al Senato, quello che abbiamo constatato ieri è che non c'è per ora una maggioranza assoluta del governo Conte, ma non ci sarebbe nessuna maggioranza alternativa. Faccio notare che se ieri Matteo Renzi avesse deciso di chiedere ai suoi senatori di votare contro il governo, probabilmente il gruppo si sarebbe spaccato e il governo forse avrebbe avuto più voti di fiducia di quelli che ha avuti. Per cui, se parto da questa considerazione, io penso che nel corso delle prossime giornate, come abbiamo detto, bisogna fare due cose. Da un lato, rimettersi subito al lavoro per il bene del paese e anche, diciamo, con una verba, una velocità, un'incisività maggiore. E dall'altro lato occorre lavorare per rafforzare questa alleanza alla luce del sole, come abbiamo sempre detto. Non si tratta di promettere a Tizio, a Caio, quel posto o quell'altro, si tratta di chiedere responsabilmente a chi siede in Parlamento e condivide una visione nuova dell'Europa e l'idea che questo paese, dentro una visione dell'Europa, possa e debba ricostruire la sua economia, la sua società, contrastare la pandemia, continuare la campagna vaccinale con la stabilità di cui c'è bisogno, ecco, chi lo condivide liberamente di dare adesione e consenso. E anche di provare dentro questa fase a costruire delle soggettività politiche che possono rafforzare politicamente un disegno, una maggioranza, un disegno europeista e anche essere una prospettiva futura quando dovremo andare al voto e dovremo confrontarci con gli italiani. Ecco, la ripartenza del paese avviene anche e soprattutto con la ripartenza del Mezzogiorno, del Sud. Cristo si è fermato a Eboli, Cristo si era fermato a Eboli, ma per restare nella sua Campania, in una Certo. terra a lei Io molto. poi ho fatto il liceo classico a Eboli, quindi Ah, insomma. ecco, quindi. Ecco, però una svolta. In questi mesi si è registrata l'impegno che avete messo in campo con il governo, il Partito Democratico, con le iniziative messe in campo dal sottosegretario Mario Turco, si intravedono segnali positivi. Ecco, secondo lei questo processo potrà ben presto portare dei frutti alla Puglia e alla Regione che è particolare? Ma intanto io penso che abbia fatto veramente un ottimo lavoro il ministro Provenzano. Abbiamo un ministro giovane ma molto competente, molto esperto, che conosce il Mezzogiorno, viene dal sud, è nato a pochi chilometri da dove è nato Emanuele Macaluso e ancora meno chilometri da Racalmuto, cioè dal comune, dal piccolo paese in cui nacque Leonardo Sciascia. E da Peppe Provenzano, da Sciascia e da Emanuele Macaluso ha ereditato alcuni tratti significativi. Io credo abbia fatto un lavoro molto importante per recuperare fondi europei, per metterli a sistema, per costruire un ragionamento intanto sulla necessità che il Sud abbia quello che spetta al Sud, cioè che al Sud sia destinato il 34,4% di spesa
cambiando, diciamo, un dato, quello della spesa storica, che era invece molto più a vantaggio del Nord, e lavorando perché nel recovery plan vi fosse un chiaro tratto meridionalista. La politica di incentivi differenziati, di sgravi fiscali per chi investe al Sud, da questo punto di vista darà, e anche di riduzione del cuneo fiscale per il Mezzogiorno, da questo punto di vista darà risultati in futuro molto importanti. Poi nel recovery ci sono molte altre cose di rilievo, alcune delle quali riguardano in particolare la Puglia. Su iniziativa del Partito Democratico, anche mia personale, devo dire, come era giusto, essendo io anche commissario di Taranto, del Partito di Taranto, nel progetto c'è una risorsa molto importante per l'ex Ilva e per la decarbonizzazione dell'ex Ilva e per diciamo, portare a fondo il processo di decarbonizzazione, di riconversione produttiva ed ecologica di quel grande stabilimento. Insomma, sono scelte molto importanti fatte per il Sud e per la Puglia, per il Sud complessivamente e per la Puglia. Ecco perché sarebbe stato davvero, diciamo, un errore imperdonabile bloccare tutto questo. Quindi è irreversibile il processo del Green New Deal a questo punto? Assolutamente sì, deve essere irreversibile. Insomma, io lo dico in questo modo, noi non possiamo più permetterci di ridurre la libertà, la salute, la qualità della vita di un'intera comunità solo per la produzione e per il profitto. La produzione e il profitto sono importanti, ma se non sono compatibili con la vita umana e con la sua salvaguardia, non vanno bene. Questo riguarda tutti i settori dell'economia. Noi stiamo facendo una grande battaglia per contrastare il coronavirus, per contrastare la pandemia e anche limitando la nostra libertà, i nostri movimenti, i nostri spostamenti. Ormai è un anno che viviamo in una condizione di restrizione della nostra libertà per contrastare questo dannato virus. E come non possiamo non renderci conto che vale lo stesso per la città di Taranto? Non possiamo non fare tutto ciò che è il nostro potere per consentire a questa comunità di respirare aria pulita, di non avere l'incubo che il cancro ci penetri nelle ossa, nei tessuti e negli organi, e di avere la certezza che sia possibile vivere in quella città esattamente con gli stessi diritti e la stessa qualità della vita di tutte le altre città del mondo. Io mi rendo conto che questo è un processo, cioè nel senso che noi dobbiamo avviare una transizione che minuto dopo minuto, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, anno dopo anno riduca l'impatto di quello stabilimento dal punto di vista delle polveri sottili, delle emissioni di diossine e di altri, diciamo, agenti inquinanti, e poi portarla nei prossimi anni ad essere una fabbrica che produce acciaio in maniera pulita, del tutto compatibile con la vita, la salute e l'ambiente. Questo è il nostro sforzo e noi questo faremo senza alcun dubbio. Io vorrei ricordare che il primo atto che ho compiuto venendo a Taranto è stato quello di chiedere scusa a quella comunità anche per gli errori fatti da esponenti del mio partito che hanno avuto funzioni di governo. Una leva dello sviluppo è sicuramente la cultura. Taranto e Bari sono state fra le 10 finaliste della Capitale della Cultura 2022, ha vinto Portici. Procida, scusa, ha vinto Procida. Maria ha fatto il tifo da campana per Procida o per Taranto? No, io ho fatto anche un po'. Io ho fatto il tifo per Taranto perché nella mia funzione di commissario, anche come risarcimento complessivo alla città, ci tenevo tanto che vincesse Taranto. Devo dire che se non era Taranto, ovvio che mi facesse piacere che fosse la splendida isola della mia regione, davvero bellissima. Poi Procida aveva anche uno slogan particolare, che la cultura non isola, che è uno slogan molto bello, è l'isola di El Sabrante, l'isola di Arturo, quindi ha anche una tradizione culturale molto significativa. Ecco, la giuria alla fine ha voluto puntare probabilmente sui piccoli borghi, diciamo, questo per dare, come dire, un impulso all'Italia bella, all'Italia, no, che ha tante risorse, che ha tante bellezze. Ecco, però Taranto e Bari restano alleate nell'attuare comunque i progetti messi in campo, quindi questo è un processo che va sostenuto. Assolutamente sì, va sostenuto, aiutato, agevolato. Voglio ricordare anche che poi Taranto ospiterà
Giochi del Mediterraneo nel 2026, quindi si deve anche preparare a questo grande appuntamento. Io ho potuto verificare quanto siano state importanti, per esempio, le Universiadi fatte a Napoli e in Campania, dal punto di vista non solo degli eventi sportivi, ma di tutto quello che è avvenuto intorno. Quindi anche la preparazione di un terreno, diciamo, di un tessuto culturale verso i giochi del Mediterraneo è molto importante. Quindi io penso proprio che si faccia bene, che facciano bene Bari e Taranto a realizzare lo stesso i loro progetti, e secondo me la Regione Puglia, anche con l'aiuto del governo, vedremo, con l'aiuto dello Stato, dovrà sostenere questo sforzo di due città molto belle, molto importanti, del nostro Mezzogiorno. Ecco, Regione Puglia, che ha dato vita al governo bis di Michele Emiliano nell'ambito di questa seconda, diciamo, legislatura. Taranto ha registrato l'elezione di 3 consiglieri regionali, Donato Pentassuglia, che è stato nominato assessore all'agricoltura, Vincenzo Di Gregorio e Michele Mazzarano. Soddisfatto del risultato? E cosa porterà in campo l'area ionica nel progetto Puglia? Ma intanto il risultato della coalizione alle regionali a Taranto è stato veramente importante. 18 punti di vantaggio sul centrodestra sono il segno, diciamo, di una vitalità complessiva, non solo del PD, ma di tutte le forze di centrosinistra e naturalmente anche del radicamento di Michele Emiliano in quella terra e del riconoscimento che ha avuto per il suo impegno. Anche il Partito Democratico ha avuto, io credo, un voto molto positivo di ricostruzione, di ripartenza, di rinascita. Non sempre, diciamo, negli ultimi anni il dato è stato soddisfacente, questa volta lo è, sia dal punto di vista dei voti di lista, sia dal punto di vista dell'elezione di 3 esponenti del Partito Democratico, uno dei quali, Donato Pentassuglia, è anche diventato assessore all'agricoltura della regione. Quindi una rappresentanza molto forte, molto qualificata, che darà, secondo me, e deve dare a Taranto riferimenti importanti nel governo regionale. Poi penso che più complessivamente la vittoria di Michele Emiliano sia una sua vittoria personale, per la sua qualità, per la sua tenacia, e anche, diciamo, l'intelligenza che ha avuto nell'affrontare una sfida che era diversa da quella di 5 anni fa, in qualche modo modificandone i tratti e l'atteggiamento, e io credo sia stato molto accompagnato in questa sfida dalla qualità anche di alcune figure che lo hanno sostenuto, a partire dal sindaco di Bari, Antonio De Caro, che è una personalità che è stata fortemente in campo. A questo aggiungo che mi pare anche molto giusta l'intuizione successiva al voto di cominciare da subito un dialogo con il Movimento 5 Stelle. Ecco, da questo punto di vista Michele Emiliano è anche un po' un apripista di quello che dobbiamo fare nazionalmente, cioè andare sempre più verso un'alleanza che, voglio ricordare, è un'alleanza politica tra forze diverse, e anche spesso molto diverse, ma che in questo momento può rappresentare un'opportunità per avere diciamo, un'alternativa forte al centrodestra nel nostro paese. Ecco, lei con il suo collega Chianese sta operando questa fase di traghettamento verso l'elezione di organi ordinari all'interno del Partito Democratico. Ecco, che tempistica c'è e se comunque lì resterà sempre accanto al PD pugliese ionico? Sì, no, io ne approfitto per dire che a breve lascerò tutto il peso, diciamo, di questo percorso congressuale a Giovanni Chienese, perché ha dimostrato in questi mesi di lavoro comune di avere la pazienza, l'equilibrio, la capacità politica di poter gestire anche da solo una federazione importante, quella della Federazione del Partito Ionico, e di poter seguire da solo sia il voto che ci sarà in tanti comuni, importanti comuni della provincia nella prossima primavera, e sia la transizione verso il congresso, verso l'elezione di nuovi organismi dirigenti. Io purtroppo, per gli incarichi nazionali che ho, ci sono tanti appuntamenti elettorali di grandi città che vanno al voto, dovrò dedicarmi un po' di più, diciamo, a tutto questo, oltre che alla fase politica generale che stiamo attraversando. E lascerò quindi, come è giusto che sia, nelle mani di Giovanni Chianese questo impegno. Ecco, io penso che però
abbiamo trovato due cose importanti. Abbiamo trovato un partito, una comunità che ha voglia di ricostruirsi, di riprendersi, di rafforzarsi, dove c'è molto entusiasmo, molta vitalità, sono tante persone di assoluta qualità e questo è molto importante. E l'altra cosa, c'è ovviamente nel pluralismo che attraversa il nostro partito anche un nuovo, diciamo, desiderio unitario. Ecco, io qui ripeto le cose che dice sempre Nicola Zingaretti, che condivido molto e che sono state per noi determinanti in questo anno e mezzo, così difficile che abbiamo attraversato. Noi dobbiamo avere l'ambizione di essere un partito unito e unitario, cioè unito al suo interno, che non vuol dire, che annulla le differenze, ma le discute, le confronta, c'è un dialogo serrato, ma poi sceglie una linea e quella linea la segue compatta. E la seconda, dobbiamo essere unitari, cioè dobbiamo avere la capacità di guardare fuori alle altre forze, ai cittadini, alle associazioni, alle persone e unire le persone per affrontare i problemi. Ecco, la differenza che c'è tra noi e i sovranisti è questa fondamentalmente. I sovranisti, puntano sull'odio, sulla divisione, raccontano i problemi ma non li affrontano. E noi invece dobbiamo avere la forza di unire le persone. Di metterle insieme, di rafforzare la solidarietà, sociale, la coesione, perché i problemi in questo modo si risolvono meglio. Noi ringraziamo i telespettatori di canale Antenna Sud 85, Antenna Sud 13 e Antenna Sud 90, quanti ci seguono sui nostri social e sui settimanali Lo Ionio e l'Adriatico, e ringraziamo in particolare Nicola Oddati, coordinatore dell'iniziativa politica della segreteria nazionale del PD, al quale chiediamo in conclusione, da meridionalista, abbiamo ricordato una grande figura, Emanuele Macaluso. Nicola Oddati, un meridionalista campano, naturalizzato pugliese in questi mesi, che futuro attende il Sud e la Puglia in particolare? Ma noi abbiamo bisogno che queste risorse del recovery plan comincino ad essere spese subito. Abbiamo bisogno di investimenti, di crescita, di sviluppo, di infrastrutture, di ricerca. Insomma, abbiamo bisogno di un mezzogiorno dinamico che riprende a camminare e a correre. Ecco, la frase che spesso ripetiamo, che se non corre il Sud si blocca tutta l'Italia, sembra uno slogan, ma non lo è. Noi abbiamo bisogno di accendere il motore lì dove siamo più deboli, non di tenerlo acceso solo dove siamo più forti. Tra l'altro, in questa pandemia, il Mezzogiorno ha anche dimostrato di avere tante, risorse nel campo professionale, nel campo sanitario, la voglia di fare. Spesso le nostre performance, diciamo, sono state migliori di quelle del Nord, pur avendo un dislivello. Ecco, io voglio ricordare che la pubblica amministrazione, per esempio, di regioni come la Puglia e la Campania, ha meno di metà degli addetti di regioni come il Veneto e la Lombardia. Eppure la popolazione della Campania e della Puglia non è inferiore a quella del Veneto di sicuro, ma nemmeno di tanto inferiore a quella della Lombardia. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che noi spesso veniamo accusati di essere quelli che sperperano, e invece non è esattamente così. Spesso veniamo accusati di essere quelli che non lavorano e invece spesso lavoriamo meglio degli altri. Dobbiamo avere, come giusto, la spinta e la molla al cambiamento e all'innovazione, a fare sempre meglio, però perché questo si possa fare c'è bisogno che di un governo che, come ha detto ieri il presidente Conte, investa molto sul Mezzogiorno, dia fiducia al Mezzogiorno e voglia ripartire proprio dal Mezzogiorno. Grazie, grazie a Nicola Oddati e ai telespettatori. Alla Grazie. prossima puntata, grazie. Un programma in collaborazione con